Nessuna richiesta d'aiuto. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB. Domanda. Il mondo astrale presenta maggiori difficoltà rispetto al mondo materiale? Alexander, indubbiamente sì, certamente. La fase successiva, l'aldilà, che poi è l'altra dimensione e non l'aldilà nel senso stretto del termine, è una dimensione diversa. Una condizione di sentire. Sì, questo è giusto dire. Più che una diversa dimensione, è una diversa condizione di sentire. Non c'è un al di qua e un al di là. Noi quando ci manifestiamo non diciamo vado di là o di qua. Non ha senso. È veramente vivere in due dimensioni, perché ci sono dimensioni diverse e qualche vostro pensatore ha intuito questa realtà. Potrei parlarvi di universi paralleli e di dimensioni quasi infinite, ma torniamo alla vostra domanda, al mondo astrale. Per la vostra forma mentis, voi tendete a codificare tutto e anche in questo caso avete sentito il bisogno di crearvi degli schemi, piano astrale, piano mentale, piano acasico. Sono semplificazioni per aiutarvi a capire, ma in definitiva sono problemi vostri, legati al vostro sentire di incarnati. È come quando tentate di definire Dio, alla fine gli attribuite le caratteristiche dell'essere umano, perché voi avete una necessità di poter accedere ai pensieri, che poi idealizzate in schemi, capite? Quindi va bene parlare anche di piano astrale, ma siate ugualmente consapevoli di quanto detto finora. Noi vi diciamo che il piano astrale è una situazione, una dimensione immediatamente prossima a quella terrena, alla materia, dove c'è sofferenza, o quantomeno una sofferenza postuma. Immediatamente dopo il trapasso c'è la meraviglia per chi non ha mai posto la mente a queste problematiche. Per coloro che non hanno mai affrontato né tentato di risolvere i problemi importanti dell'esistenza, come quello escatologico, per esempio. Per queste entità c'è una grande confusione, sono come spaesati e spaventati. Quando parlo di sofferenza non intendo una sofferenza come il digrignar di denti o sofferenze spasmodiche. Si tratta di stati mentali, capite? Ma come potete aver sperimentato anche voi nella materia? A volte la sofferenza psichica è peggiore di quella fisica. Quindi c'è una varietà infinita di situazioni, di condizioni. Ma anche per quelle entità che appunto credono di essere state scaraventate nell'inferno più profondo, per un tempo che a loro sembra infinito, e che si disperano pensando di subire una punizione per l'eternità. Ci sono certamente altre entità di ordine più elevato, pronte ad aiutarle nel loro cammino evolutivo. Però è necessario che queste povere creature rivolgano finalmente il loro sguardo interiore verso la luce della divinità e invochino il suo aiuto misericordioso. Nessuna richiesta di aiuto resta inascoltata o senza effetto, ricordatelo.